Assessore, lei ha definito il bitto un simbolo della Valtellina. Sì, è uno dei simboli della Valtellina, conosciuto ormai in tutto il mondo. Mi piace poi legarlo al territorio, nel senso che la coltivazione del territorio della Valtellina, che ne preserva anche le straordinarie bellezze, è indissolubilmente legato agli straordinari prodotti, quali ad esempio il bitto. Quindi sono una filiera unica, per cui il territorio è eccezionale, bello, deve essere mantenuto per poter fare in modo che questo avvenga, deve essere coltivato e quindi poi genera dei prodotti assolutamente eccezionali che vanno bene per il nostro palato, ma per il palato di tutti i cittadini del mondo. Ecco, in questa iniziativa presentata oggi il bitto è un po' anche uno dei viatici verso le Olimpiadi. Sì, perché il messaggio è anche riferito agli chef che utilizzano questo formaggio, ma che il messaggio che ci vuole trasmettere è di utilizzare tutti i prodotti, in questo caso della terra della Valtellina, anche in prospettiva di quelle che sono le Olimpiadi 2026. Quindi le Olimpiadi sono una straordinaria vetrina che ci consentirà di far vedere le nostre straordinarie bellezze e i nostri prodotti in tutto il mondo, e quindi è giusto che ci sia una coerenza in tutto questo, per cui è un messaggio che si manda anche agli addetti ai lavori, agli chef e a tutte le persone che possono utilizzare questi straordinari prodotti, che peraltro migliorano anche la loro attività. Un video che è sinceramente molto suggestivo, essendo io una pellinese mi coinvolge ancora di più, perché ricordo quando mi hanno insegnato a fare la parete, noi dicevamo di studio, però voglio dire, era solo per introdurre un argomento che a me è molto caro, che è quello dell'identità e delle tradizioni, che in Valtellina sono ancora molto presenti e che è fondamentale vengano preservate queste tradizioni, perché è uno dei primi patrimoni in assoluto della Valtellina, che è proprio il paesaggio, il territorio che ci ha invidiato in tutto il mondo, si può conservare solo nel momento in cui questo territorio è coltivato e mantenuto, perché ciò avvenga evidentemente devono esserci le condizioni perché ci siano le persone disposte a fare questo. Perché una giornata come quella di oggi è importante, perché il vitto che è un formaggio ormai conosciuto in tutto il mondo in assoluta straordinaria qualità, non è solo un prodotto dove tutti possono apprezzarne la qualità, ma è anche un prodotto che serve a mantenere un territorio straordinario come quello della Valtellina. Questo succede con il formaggio, con il vitto, con gli alpeggi, ma succede evidentemente anche con i vitigni, i frutteti e quant'altro. Ecco perché è tutta una filiera unica che riesce a mantenere questa perla nel mondo, che nel passato è stata anche un po' a volte saccheggiata, ma credo che sia anche, diciamo così, aumentato un contesto culturale di consapevolezza anche da parte dei cittadini valtellinesi, che vi devo dire che solo 15-20 anni fa